outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Buonasera. Paura ieri pomeriggio per un uomo di 60 anni che mentre attraversava la strada in via Palestro è stato investito da un'auto ed è caduto a terra sbattendo la testa. Il pedone è stato portato all'ospedale di Baggiovara. Fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate. Ora non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato in osservazione. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Prosegue l'allerta smog nel comune di Sassuolo. Nelle province di Modena, Ferrara e Ravenna, infatti, si sono registrati per almeno 3 giorni consecutivi livelli di PM10 superiori al valore limite. Pertanto, da oggi e fino a martedì verranno adottate le misure emergenziali. Alice Nicolini, giovane studentessa sassolese alla New York Film Academy, torna a far parlare di sé. La 21enne, dopo aver partecipato ad un programma all'Academy degli Oscar ed aver terminato il suo ultimo cortometraggio, Termination, ancora prima di laurearsi è stata ingaggiata come production designer al fianco del produttore cinematografico Steven Wolfe per il film Sullywood. L'abbiamo incontrata. Alice, una fugace scappata a casa per le feste, sei già in partenza per ritornare negli Stati Uniti, ma a casa hai portato qualcosa di veramente importante, oltre al piccolo Oscar che è diventato piccolo rispetto a quello che è successo subito dopo. Sì, dopo lo stage di quest'estate, la mentore che ho conosciuto all'Accademia mi ha raccomandato a Steven Wolfe, un produttore di Hollywood, e ho ottenuto praticamente immediatamente il mio primo ingaggio per un film vero, quindi un film di 1 ora e mezza con attori premio Oscar, e è stato assolutamente un sogno diventato realtà, non me lo sarei mai aspettata. Tu nella primavera scorsa speravi nell'Oscar, poi ci sei arrivata, poi speravi di finire un cortometraggio, l'hai fatto, speravi di laurearti e poi cominciare a lavorare, invece tutto si è rovesciato. Sì, pensavo di laurearmi, mi laureo a settembre 2020, poi pensavo nell'anno dopo la laurea di trovare il mio primo ingaggio e pensavo come assistente, di sicuro non come capo dipartimento, perché ho ottenuto il film come production designer, quindi capo del dipartimento artistico. Invece a 2 mesi dallo stage ero già sul mio primo set ufficiale con colleghi, con un sacco di esperienza e curriculum di tutto rispetto, unica studentessa del set, ragazza più giovane di tutta la troupe, non me lo sarei mai immaginata, assolutamente. Beh, questo depone a tuo favore, quindi alla tua freddezza, alla tua professionalità già acquisita a 21 anni. Grazie mille. Devo dire che mi sono sentita molto rispettata, mi sono sentita trattata molto alla pari ed è stato molto molto gratificante, perché comunque ho lavorato molto duro in questi 2 anni da quando mi sono trasferita a Los Angeles per stabilirmi e per essere considerata una professionista nonostante io sia molto giovane, quindi è stato estremamente gratificante. Ricordiamo il titolo di questo film e quando sarà possibile vederlo anche. Il film si chiama Sullywood e parla di un ragazzo che si trasferisce a Hollywood sognando di farcela nel cinema e incontra immediatamente e viene assunto dalla sua attrice preferita, e questa attrice era Sally Kirkland, e l'attrice che fa il ruolo di Sally Kirkland nel film è appunto Sally Kirkland, quindi è stato un onore lavorare al suo fianco, e sarà la prima, sarà a marzo, e si punta a mandarlo ai film festival grossi, ad esempio Toronto e Venezia, per la fine dell'anno.
poi cosa accadrà a parte che ti devi laureare? Parte che mi devo laureare a livello di piani futuri sto lavorando col mentore 1-1 che mi ha assegnato l'Accademia, che è John DeQueer, il production designer che ha fatto Ghostbusters e Top Gun, e stiamo lavorando ad espandere il mio curriculum e a espandere il mio portfolio per trovare un lavoro dopo la laurea. I produttori con cui ho lavorato a Sullywood sono interessati a continuare a collaborare, quindi potrei avere altri progetti con loro in futuro, e comunque ho un ottimo sistema di supporto che sta lavorando per trovarmi un ingaggio appena dopo la laurea, se non prima. Quindi tanti altri film, si spera. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Davide Capezzera, tramite un post su Facebook ha segnalato l'utilizzo di un espositore del Comune come supporto per un manifesto a favore della candidatura alle elezioni regionali di Stefano Bonaccini. Un fatto, si legge nella nota del segretario DEM Paolo Piccioli, dovuto all'ingenuità di un volontario che ha utilizzato un espositore che era rimasto incustodito sul marciapiede durante un'iniziativa in centro. I DEM aggiungono di essere disposti a pagare il costo dell'utilizzo, ma, conclude Piccioli, respingiamo anche ogni strumentalizzazione politica, in una campagna elettorale dove la destra mostra una disarmante pochezza di argomenti. Ed ora passiamo allo sport. Fine settimana in trasferta per le squadre di Serie A sassolesi. Domenica i neroverdi staranno impegnati alle 18 in casa del Genoa, mentre la Green Warrior Sassuolo sfiderà Martignacco alle 17. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento è a martedì. Buona serata e buon weekend. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.